Vediamo questo, quale delle seguenti espressioni è uguale al log di 1 meno x quadro? Per ogni numero reale x tale che 0, x è compreso tra 0 e 1. Allora attenzione, quando si utilizzano le proprietà di logaritmi, fate sempre attenzione però al dominio, ok? Cioè, ragazzi, in generale log di 1 meno x quadro, vedete, che è uguale a log di 1 meno x per 1 più x, a voler essere proprio precisi, qui avrei bisogno di altre parentesi per farvi vedere. Nel momento in cui applicate la proprietà di logaritmi, questo uguale in realtà non vale più. Allora, questo uguale, ok, c'è semplicemente 1 meno x quadro, l'ho scritto come 1 meno x per 1 più x. Questo uguale qui invece comporta delle criticità. Quali problemi comporta questo uguale? Perché nel passare da questo a questo, cioè utilizzando le proprietà dei logaritmi, che il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi, invece questo uguale comporta delle criticità? Per il cambio di Perché se voi qui andate a mettere il dominio 1 meno x quadro maggiore di 0, mi viene che il dominio, vi fate i vostri calcoli, viene compreso tra 0 e 1. Okay. Se andate a fare invece il dominio di questo, qua cosa avviene? 1 meno x maggiore di 0 viene x minore di 1 e 1 più x maggiore di 0 viene. No, ragazzi, qua è x compreso tra 1 e 1. E qua viene x maggiore di 1. Allora, in questo caso vi è venuto esattamente lo stesso dominio. Cioè, voi prima dovete fare un dominio, allora potete dire sì, ok, vale l'uguaglianza. Ok, perché x minore di 1 e x maggiore di meno 1 alla fine viene lo stesso dominio. Però immaginate se fosse stato log di x quadro meno 1. Log di x quadro meno 1, mettiamo. Immaginate fosse stato log di x quadro meno 1. In questo caso no, non vale l'uguaglianza. Questo era x meno 1 per x più 1. Perché? Perché qual è il dominio di questo? Il dominio di questo, se vi fate i calcoli, il vostro 0, se vi fate i calcoli, viene x minore di meno 1, x maggiore di più 1. Invece il dominio di questo viene x maggiore di 1, x maggiore di meno 1 e solo x maggiore di 1. Ok? Quindi questo e questo non sono più uguali perché hanno il dominio diverso. Sarebbero uguali solo in una restrizione del dominio. E infatti, intanto per fissare meglio queste cose, andiamo a vedere i grafi, i nostri. Vedete, se faccio log di 1 meno x alla seconda, mi viene questo grafico qui. E se faccio log di 1 meno x più log di 1 più x, mi viene esattamente lo stesso grafico. Vedete il caso nostro precedente, perché hanno lo stesso dominio. Se invece però qui faccio log di x quadro meno 1 e qui faccio log di x meno 1 più log di x più 1, 1 più x è la stessa cosa, vedete che non viene più lo stesso grafico. Cancelliamo. Vedete, questo qui, log di x quadro meno 1, è tutte e due. Ok? Invece questo grafico qui, di g di x, è solo questo. Capito? Cioè questi due diventano uguali solo per x maggiore di 1, ma quindi in generale non sono uguali. Perché questo qua vale pure a sinistra di meno 1, questo invece g vale solo a destra di 1.
Quindi fate attenzione quando applicate le proprietà dei logaritmi a che le funzioni abbiano lo stesso dominio. Un po' il discorso che vi facevo l'altra volta, che log di x quadro non è uguale a 2 log di x. Perché? Perché questo ha come dominio x diverso da 0, questo ha come dominio x maggiore di 0. Chiaro? Bisogna per fare diventare uguale basta mettere il modulo qui. Col modulo qui per far diventare uguali queste, no? Per far diventare uguali queste sono adoperando una restrizione, cioè dicendo x maggiore di u. Qui modulo di x, col modulo di x allora questo il dominio diventa x diverso da 0, punto qua. Oh, torniamo però all'esercizio. Quindi l'esercizio dice che quelli sono uguali o con x compreso tra 0 e 1, abbiamo visto che questo viene proprio log di 1 meno x più log di 1. Però attenzione che forse questa volta il test era semplificato, cioè nel senso che vi ha posto un caso in cui effettivamente questa cosa funziona. Però in realtà, quindi era qui, però in realtà fate attenzione che non funziona sempre. Qui funziona perché tanto x compreso tra 0 e 1 è un sottinsieme di x compreso tra meno 1 e 1. Comunque queste due cose hanno lo stesso dominio, quindi va bene.